Ciao, sono qui sempre a Kuala Lumpur. Ti voglio mostrare questo meraviglioso panorama. Sono in cima alla LK Tower, un'altissima torre che c'è qui in città, è una delle torri più famose. È molto alta e si gode, come puoi vedere, un panorama eccezionale. Voglio approfittare di questa occasione proprio per parlarti di questo. Quando tu sali su una torre, e questa è una metafora ovviamente, cominci a vedere le cose dall'alto, un po' come quando sei su un aereo. Quando tu vedi le cose dall'alto, le vedi con un maggiore distacco, perché magari prima ti trovavi sotto in città e camminavi in mezzo al traffico, in mezzo a tutte le persone che si trovano proprio per strada nella città. Nel momento in cui tu sali su una torre, sali su un aereo, cominci a distaccarti da quella che è la situazione che prima vivevi e cominci a vederla dall'alto, cominci a vederla più da lontano. E questo cosa ti serve? Questo ti serve sempre nella vita. Perché nel momento in cui tu ti permetti di vedere con distacco le cose, di vederle, diciamo, dall'alto, come se ci fosse un altro te che ti osserva, questo ti permette di rilevare tutta una serie di caratteristiche delle situazioni che stai vivendo. Ti permette anche di vedere la situazione che tu stai vivendo, il momento di difficoltà, da un altro punto di vista, e quindi diventa molto molto più semplice per te comprendere che cosa sta accadendo. Diventa molto più semplice per te trovare una soluzione. Diventa molto più semplice per te poter vedere la situazione da un punto di vista distaccato, più freddo, e che ti permette di comprendere maggiormente quello che è magari il tuo momento di blocco, quello che è magari la tua situazione di stallo, e che cosa ti potrebbe servire per andare oltre. Quindi il suggerimento di oggi è questo: cerca sempre di vedere le cose con distacco, elimina il tuo attaccamento alla situazione, permettiti di andare, di trovarti in un altro punto di vista per poter comprendere molto meglio la situazione che stai vivendo e per poter andare oltre con facilità. Ok? Bene, allora ti saluto, ti mando un abbraccio e ti auguro una meravigliosa serata. Ciao, a presto!